Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e con la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa e il suo cuore è un artista. San Francesco d'Assisi. Chi lavora sicuramente con le mani, con la testa e pure con il cuore è il fisioterapista veterinario che si prende cura dei nostri pet e prende per mano fisicamente e metaforicamente proprio il paziente. Conosciamo meglio questa professione e la sua importanza grazie alla dottoressa Jessica Mega. Buonasera. Ciao, dottoressa. Buonasera. Benvenuta buonasera. A Pronto Vet. Grazie. Lei è la responsabile del reparto di fisioterapia e riabilitazione veterinaria per CVRS Policlinico Veterinario Roma Sud del gruppo Anicura. Allora, dottoressa, ci può far capire meglio la figura del fisioterapista in campo veterinario? Allora, il fisioterapista o il fisiatra, a seconda del ruolo, fondamentalmente si occupano di migliorare la qualità di vita del paziente, accelerare i tempi di guarigione e migliorare la motricità sfruttando delle caratteristiche intrinseche del paziente stesso. Quindi andando a sfruttare ciò che lui non riesce in qualche modo a tirare fuori, che sia per dolore, che sia per incompetenza, per debolezza muscolare, andiamo a sfruttare tutto quello che lui ha per rimetterlo in piedi, fondamentalmente. È un aiuto concreto. Assolutamente. Lei diceva, dottoressa, che sia il fisioterapista o il fisiatra, quindi sì, c'è una differenza tra questi due ruoli e mettiamo in mezzo anche una figura che può essere comunque simile all'interno di un team, ovvero quella dell'ortopedico. Allora, il fisioterapista è un tecnico che lavora in fisioterapia altamente specializzato e fa il lavoro del fisioterapista, quindi in realtà lavora con il paziente. Ok. Il fisiatra è un medico veterinario in questo caso specializzato in fisioterapia, quindi la differenza è che uno è il medico e l'altro è il tecnico. Ok. Ovviamente sono tutte figure che collaborano all'interno assolutamente di un'equipe, sì, sempre più assolutamente ci si confronta, se ne parla e si studiano spesso dei piani di riabilitazione e fisioterapia tutti insieme. I due collaborano con l'ortopedico e il neurologo, fondamentalmente perché sono le patologie che vediamo più spesso. Quindi l'ortopedico è un medico veterinario che principalmente si occupa di diagnostica, quindi diagnostica la patologia, cosa che invece il fisioterapista prende già come assunto, certo, da altri. Spesso e volentieri ovviamente è anche un chirurgo, quindi porta quelle patologie che non hanno altra risoluzione in chirurgia. Ok. Ci sono poi delle patologie che, pur avendo magari la risoluzione chirurgica, vengono affrontate da un punto di vista conservativo per altre situazioni del paziente e quindi passano magari in fisioterapia prima invece che passare alla chirurgia. Okay. Ok, la fisioterapia va bene per tutti i tipi di pet? Parliamo del cane, del gatto, del coniglio? Va bene per tutti, va bene per i cavalli, si fa in casi di necessità, anche l'ho vista fare su capre, sulle pecore, va bene per tutti. Ovviamente ognuno ha un modo di stimolare, perché spesso le stimolazioni sono differenti, ok? Io, se vado a toccare il piede di un cane, posso avere una reazione, non ho la stessa reazione toccando un piede di un cavallo. Quindi ogni specie ha un suo modo di essere stimolata e riabilitata, quindi. Qui entra in gioco sicuramente il fattore esperienza anche nel rapporto. E anche ogni fisiatra e fisioterapista sono magari specializzati su un tipo di pet piuttosto che un altro. Lei, dottoressa, come si è avvicinata a questo mondo? Allora, io ho dovuto rimettere in piedi il mio cane principalmente, quindi era gravemente malata e quindi aveva varie patologie, ma quello che più di tutti ha portato noia, diciamo, in casa è stata la sua incompetenza ad alzarsi, fare la pipì da sola, che sono cose molto importanti per un proprietario medio, ok? Questo ovviamente, col passare degli anni, da anziano, da già... Sì, aveva già una certa età. Okay. E quindi il fatto di rivederla camminare da sola, scendere le scale, potersi muovere, comunque ha migliorato la qualità di vita di casa di tutti quanti e mi ha dato molta soddisfazione di essere riuscita a farlo, quindi questa è stata la scintilla.
È una storia davvero emozionante, perché comunque non tu, cioè, dietro una professione c'è anche una storia personale, sì, molto forte. Sì. Parlava prima appunto delle figure del neurologo e dell'ortopedico, che sono forse le più vicine al fisioterapista e al fisiatra. Ecco, perché quali sono le patologie più frequenti per cui appunto è necessario fare poi un intervento a livello fisiatrico o fisioterapico? Allora, le patologie più frequenti in assoluto sono quelle del sistema muscoloscheletrico e neurologico, che sono quelle che dicevamo portano ad una incapacità di muoversi o comunque una limitazione nel movimento, una zoppia, sono anche le cose che il proprietario vede prima e quindi sono più all'evidenza di tutti e vanno risolte. Come anche in realtà la fisioterapia si occupa dei casi di lunga degenza, quindi contrastare l'atrofia muscolare in caso di lunghe degenze, certo, o il disuso delle varie articolazioni, che poi porta a un problemi di mobilità anche quello, come anche si lavora su magari displasie o patologie della crescita in caso di cuccioli, ok? Quindi alcune, soprattutto alcune razze sono predisposte nella crescita a sviluppare alcune patologie perché sono poco armoniose, diciamo, no? Vedi quei cani molto molto magri oppure molto molto muscolosi, ma troppo presto, per cui si cerca di indirizzare il loro lavoro muscolare con una giusta attività regolare. Altro che soprattutto viene fatto in fisioterapia è la gestione dell'animale anziano. Perché? Perché con l'età si accumulano vari problemi, per cui spesso il problema è anche non poter dare tanti antinfiammatori o antidolorifici che vanno a agire a livello sistemico, per cui la fisioterapia riesce a lavorare in maniera antalgica localmente, ok? Quindi io non vado a dare un farmaco o limito l'assunzione di farmaci che lui prende, lavorando più su quella zona e mobilizzando e recuperando una certa mobilità, per cui riesco a dargli quella qualità di vita migliore che è anche per il proprietario, perché comunque sia doverlo magari alzare, spostare eccetera è faticoso anche per un proprietario. Se invece parliamo di un cane sportivo, come può aiutarlo? Solo nella riabilitazione magari da un infortunio o anche nella prevenzione degli infortuni muscolari? Assolutamente. Allora, il cane sportivo può essere lavorato sia durante l'allenamento, può essere anche allenato con alcune tecniche fisioterapiche, può essere migliorata la prestazione dell'elasticità, migliorato magari l'appiombo o qualcosa, come può essere anche ovviamente contrastato uno strappo, una contrattura o una compensazione a livello fisico che si è sviluppata durante l'attività, ok? Quindi sia a livello riabilitativo che invece di allenamento. Può essere una tecnica di allenamento, mi viene in mente in questo momento, proprio l'idroterapia? Assolutamente sì. Ce la può spiegare un attimo come funziona? Allora, l'idroterapia va distinta in due grandi branche, ok? O il nuoto, perché spesso non si ha la concezione, per cui uno pensa all'idroterapia e pensa subito al nuoto. Il nuoto è un'attività super performante e molto faticosa per i nostri pet, per cui in realtà viene fatta veramente solo dagli sportivi o dai cani che stanno molto bene e comunque con tempi limitati. Quello che invece si usa in fisioterapia soprattutto è il tappeto in acqua, il tapirulan in acqua, che è quello che stiamo vedendo, che avete in CVRS. Esatto, che praticamente ci permette, con giocando un po' con le varie altezze dell'acqua oppure con la velocità del tappeto, con la pendenza del tappeto, in alcuni casi anche utilizzando dei getti d'acqua a contrasto, di lavorare o su una riabilitazione o su un potenziamento del paziente. Ecco, in questi casi, nelle foto che abbiamo visto, lei si aiutava o con una pallina da tennis, sì, o anche magari con un croccantino per stimolare e fare in modo che appunto il cagnolino le Allora, venga... noi di solito ci aiutiamo in realtà con il proprietario. Ok, è la cosa che stimola di più i nostri pazienti. Facciamo assistere tutti i proprietari alle nostre sedute. Che è anche un bel momento di condivisione. Assolutamente proprio sì, pet. Perché soprattutto all'inizio bisogna andare molto cauti con una situazione di non comfort, no? È un tappeto, si muove sotto i piedi,
è una scatola di vetro, mamma e papà rimangono fuori, ok? Quindi è un attimo, sale l'acqua, ci sono tutte delle cose che vanno piano piano, a cui l'animale va piano piano abituato. Certo. E quindi avere la persona di fiducia davanti è lo stimolo migliore. Poi c'è il biscottino, c'è il giochino, c'è l'incitamento, ci sono varie cose. Guarda, molto molto raramente non collaborano, ok? È proprio una cosa, devi trovare lo stimolo giusto, la chiave per loro. Sì, sì. Anche dottoressa, a parte, ecco, l'idroterapia che abbiamo brevemente spiegato, ci sono altre tecniche e manualità che utilizzate nel vostro lavoro? Allora, la prima cosa che il fisioterapista usa sono le proprie mani. E questo è importante, in una puntata sul tatto non possiamo esatto. non parlare delle mani. Allora, le tecniche si dividono in tecniche manuali, per mm-hmm. cui abbiamo lo stretching, abbiamo il massaggio, abbiamo il miglioramento dell'estensione delle articolazioni, quindi la flessoestensione, mm-hmm. quindi abbiamo la kinesiterapia, abbiamo gli esercizi attivi e passivi, quindi a seconda della necessità del paziente. E poi ci sono le tecniche strumentali, quindi l'elettrostimolazione, la TECAR, il laser, la magnetoterapia, gli ultrasuoni. Ecco, gli ultrasuoni come funzionano? Quando siamo venuti a trovarla a CVRS uh-huh. abbiamo avuto proprio modo di vedere come viene applicata questa, una sorta uh-huh. di sondina. È una sonda, assolutamente, si chiama manipolo. Manipolo. Può essere applicata sia a freddo che a caldo, a seconda delle impostazioni che vanno, che vanno messe. Fondamentalmente serve, a seconda di come lo utilizzi, per riscaldare, aumentare la vascolarizzazione, aumentare l'attività cellulare, ok? Oppure serve come tramite per aprire le membrane cellulari e far passare determinati farmaci. Quindi spessissimo si usa con associata al chetoprofene, ok? Mm-hmm. Quindi ci permette di far entrare questo gel che noi mettiamo all'interno dell'articolazione e quindi sfiamma il tutto e migliora ovviamente sia la percezione, perché il dolore diminuisce, sia la qualità del movimento, perché ovviamente in assenza di dolore automaticamente l'animale ci cammina meglio. Quindi è anche utilizzabile una terapia del dolore? Assolutamente, quasi tutte le strumentali vengono utilizzate per diminuire il dolore. La prima cosa che va fatta in fisioterapia è togliere il dolore, perché se io ho dolore non posso ottenere nulla, certo. né dal punto di vista di movimento né dall'animale che contrasta le nostre manualità. In assenza di dolore io riesco a farti rimuovere, a farti caricare o a fare quello che mi interessa fare. Ok, è la primissima. Vabbè, un po' come anche per noi, no? Assolutamente. Se ci fa male il collo, poi magari sforziamo anche altre parti del corpo che comunque vado a compensare, creo certo. altri problemi, per cui alla fine si crea tutto un sistema di compensazioni e noi invece andiamo un po' a tamponare la situazione. Grazie mille, dottoressa Figura. Jessica Mega di CVRS Policlinico Veterinario Roma Sud, per questo approfondimento sulle mani del fisioterapista. Insomma, sicuramente i pet sono in buone mani con voi. Grazie mille, buona serata.